Eccoci qua, un'altra canzone da Urban Guitar, solo Guitar Special Edition, il libro con allegato il CD originale, con gli 8 brani inediti, brani miei. E allora, la canzone che andiamo a vedere è Bridge to St. Petersburg, che è una canzone che ho scritto, con questa chitarra, registrata con questa chitarra, quando sono stato a St. Petersburg dagli amici di True Fire, dove ho realizzato il mio corso Pop Guitar Survival Guide. Ok, quindi partiamo subito. La chitarra è accordata un tono sotto e per di più in drop. Significa che questo, nella posizione di re, in questo modo in realtà stiamo facendo un do. Ok, e in questo modo io ho scritto le note. Ovviamente per molti potrebbe essere più comodo leggere con la tablatura per evitare trasposizioni. Però la tablatura ovviamente è la cosa più semplice. La canzone è molto molto semplice, ci sono dei rallentati eccetera, anche questa fa parte, essendo una canzone lenta, di quelle che sono, così come When the Castle Crumbled, sono da interpretare, ok? Quindi vediamola subito insieme, siamo alla prima misura, all'A, e funziona così. Per prima cosa metti già giù tutte le note, perché devi avere questo gioco, cioè non è da fare, c'è scritto sopra, sotto c'è scritto let ring, cioè lascia risuonare le note, anche se queste fa desis e queste sol, lascia risuonare insieme, non suonare tanto forte perché la chitarra è un tono sotto per di più in drop, quindi siamo molto bassi anche di action, perché ovviamente mollando tutta la tensione il manico e tende ad andare in giù, quindi l'action si abbassa, quindi potrebbero frustare le corde, ok? Quindi un po' di vibrato, ti faccio vedere nel dettaglio che com'è il movimento della mano qui, allora così si vede bene, stai tenendo questo di fare questo pull off in maniera che suoni bene la nota, è forte uguale. Vedi questo vibrato? Ok, guarda, siamo su questa specie di sol. Questa posizione di un diminuito che con questo basso fa un settima nona. E ripetiamo di nuovo tutta la. Sto lento. Ecco, qua c'è un trucchetto da stare attenti per farlo fluido, cioè ok, lasci sovrapporre le note. Questo re lo devi lasciare giù finché non arrivi a dover suonare il sol, cioè vedi, non ti muovere subito, sennò quando tu togli questo re, che poi in realtà è un do, lo togli, appena suoni il basso, viene smozzicato il suono, cioè così, lo chiamo la death note, l'ho spiegato nel corso anche del pop. Senti, type. Dice. Capito? Questo qui lo lasci giù un istante in più. Slide. Stessa cosa. Vedi che lo lascio giù fino all'ultimo momento. Senti che brutto. Se facessi, se interrompo questo appena faccio il basso. Lo lascio lungo. Ok, andiamo avanti, andiamo lontano. Siamo nella B. In alcune edizioni manca un piccolo slide che fa
manca una piccola stanghettina, ma comunque questo. E quindi la legatura sulla parte B, perché c'era un ritornello che abbiamo sistemato nelle edizioni successive. Ok? Siamo B. Qua devi stare attento perché è difficile questo passaggio, non so come è venuto. Cos'è, gli istinti suicidi? Abbiamo detto che fa. Fai questo e poi devi andare a prendere questo, che è sempre un La, in questo caso un Sol in primo rivolto con la nona, quindi diventa qui. Bello aperto. Qualcuno mi ha fatto osservare che questa canzone in questo punto somiglia a un'altra canzone. Sì, in effetti. Ci sono alcune note che richiamano un pochino una vecchia canzone di Richard Marx, non ricordo il titolo, però sicuramente quando ero ragazzino l'ho ascoltata così tanto, un certo tipo di musica, che è possibile che alcune melodie restino dentro, no? Non sto neanche a dire, ah, perché in fondo le note sono sette, no, ci sono delle cose che quando le ascolti profondamente, le ami profondamente, ti restano dentro. Non mi ricordo il titolo di questa canzone, ma ci sono alcuni punti in cui lo ricordo. Siamo in B e fa questa parte così. Ecco, questo Si minore con un diesisma devi fare così. Scusami. Ci sono sempre questi giochini che io utilizzo, cioè usare un po' la corda vuoto e lo slide, anticipare la nota che sarà giusta nella misura dopo, nell'ottavo immediatamente prima. Andiamo nella parte B. Ah, questa si ripete due volte. Seconda, eh? Andiamo a pagina 36, primo rigo. Torniamo sul Si, sulla ligatura diminuita e riportiamo da capo. Non sto a suonartelo perché l'abbiamo già visto insieme. Ripete, c'è scritto nello sparito, repeat one time A, cioè la parte A la ripetiamo una volta. Quindi dopo averla ripetuta una volta andiamo a finire nella parte B, che in questo caso finisce così. Comincia così. Andiamo nella C. Questo slide. Siamo C in battere 3, 4. Qua vai a spegnerti. Anche qui c'è una piccola imprecisione in alcune edizioni, che io qui invece ho quella corretta, dove questo passaggio sarebbe come posizioni Si minore, basso, La. Note reali, la minore, basso, Sol, dove in basso c'è un Do, quindi è scritto così, invece è. Quindi ti faccio tutta la C senza parlarci sopra, te la faccio lenta. L'ultima parte è la B. Ok, sempre vibrato molto. D, Harmonic Cascade. Questa è una scala che vado a comporre, che fa questa cosa qui. Le note sarebbero queste. Scusami. Sarebbe un arpeggio di settima con la quarta. Ok. Che tipo Eric Johnson la chiama Indian, Hindu forse la chiama. Comunque questo arpeggio. Però lo vado a fare con gli armonici. E quindi come la ottengo? Titolo ovviamente scritto tutto. Siamo alla D, alla misura 27. Fa così. Quindi Re, la posizione è questa, vedo venire il più vicino possibile per mostrartelo il più chiaro possibile, ok? Guarda, ok, qua faccio Re, ok, allora scusami,
il BPM sarà. Immediatamente dopo faccio questo, che è la stessa cosa ma suonata. Quindi. Di nuovo armonici, in questo caso sono così. Su quell'accordo che da vedere è un La settima nona bemolle, o perlomeno questo ti può sembrare un Mi diminuito, col basso di La, che quindi è realmente un Sol settima nona bemolle. Fatto, sempre 12 tasti dopo. Quindi. Qui è scritto di fila, siamo alla A fest. Questa nota è, cambia soltanto che invece che questa c'è questa. Di nuovo armonici così. Questi sono 12 tasti dopo, quindi senza questa mano. Questa è la posizione di Re, in questo caso Do. Ovviamente le note vanno a cambiare perché qui non metto più i 12 tasti come se fosse questo. Io faccio queste, 12 tasti dopo sarebbe. Ma qui avrò queste note che sono 5 tasti dopo, ottava sopra, e questa nota, essendo 7 tasti dopo, è una quinta. E quindi. Queste Bridge to St. Petersburg, dedicate ai miei amici di True Fire che abitano a St. Petersburg, perché mi hanno accolto divinamente, è stato bellissimo. Qui la prima cosa che ho visto sceso dall'aereo a Tampa, andando verso St. Petersburg, è stato proprio questo lunghissimo ponte che mi ha fatto pensare che noi in Italia sono tipo 20 anni che parliamo di fare un ponte giù in Sicilia, e questi tipo ne hanno fatti 3 negli ultimi anni, che sono lunghi tipo 8 chilometri. E quindi mi ha fatto un po' sorridere, invece ha fatto pensare, quindi è diventato Bridge to St. Petersburg da Urban Guitar. Ciao!